Eccoci ragazzi, siamo tornati insieme. Allora, approfondiamo il caso Curve. Inzaghi è ascoltato in procura a Milano e effettivamente abbiamo anche da condividere con voi la telefonata che c'è stata. Ma vi faccio fare un attimo il punto della situazione da Michele Borrelli, visto che stavamo parlando proprio di questo in pubblicità. Sì, oggi è stato ascoltato Inzaghi, ricordiamo non indagati nell'Inter del Milan né nessun Assolutamente. tesserato dell'Inter del Milan, però come persone informate dei fatti, perché in diverse intercettazioni ci sono state appunto questa che tu stavi dicendo, che poi vedremo anche una telefonata tra un responsabile della curva dell'Inter e lo stesso Inzaghi. E, le prime, insomma, quello che è uscito da questo ecco, interrogatorio è stata una testimonianza di meno di un'ora. Comunque lunga, pulita, è stata definita completa, trasparente. Inzaghi ha raccontato, insomma, tutto quello che era l'intento di questa telefonata che ha ricevuto, dove lui appunto voleva prima accertarsi, capire perché non c'era. Loro avevano detto che ci potesse essere lo sciopero del tifo in finale di Coppa Italia, come minaccia, diciamo, per far capire che servivano dei biglietti in più per la finale di Istanbul. E allora viene chiesto a Inzaghi di intercedere su chi poi aveva l'ultima parola, di avere qualche biglietto in più. Si parla di 200 biglietti in più, poi diventarono 500 in più, cioè 1500. E c'è questo responsabile del tifo che dice: ma non è, specifica anche, ma non è per fare bagarinaggio, non è per fare bagarinaggio. E il mister oggi, insomma, ha detto agli inquirenti: ne ho parlato dopo la telefonata con qualcuno della dirigenza, non ricordo chi, e gli ho detto che c'era bisogno di qualche biglietto in più. E specifica come la sua preoccupazione fosse evitare mancanze di tifo perché non ci potevamo ridurre come con la faccenda con la Fiorentina per la E finale di Coppa Italia. comunque il Quindi mister un'opera sottolinea anche francescana il fatto di non fondamentalmente. essere stato, diciamo, succube o quantomeno di No, ecco, ha aver specificato di non avuto aver delle ricevuto né pressioni. minacce né intimidazioni dalla curva, ma di aver avuto delle richieste. E Esatto, come richieste per lui dopo assicurarsi il tifo. per assicurarsi il tifo, ma per avere anche più biglietti. E quindi Quindi poi è lui ha normale. fatto. Allora, Quindi c'è cioè, un'opera normale. francescana, ti chiedo. Normale. Allora, Come il Michele? regolamento è chiaro, noi l'abbiamo visto nei comma 1 e 10 dell'articolo 25, no, Francesco, della giustizia sportiva. Abbiamo detto che non si possono avere rapporti con tifoseria che non è affiliata con il club o comunque non si possono avere se non dopo essere passati dallo SLO, che l'ha detto ai rapporti con il tifo, con i tifosi Che ogni del club, società che ha. ogni società ha. Quindi in questo caso però poi io ho sentito anche diversi esperti di diritto sportivo, eccetera, che dicono che questa parola, dietro a questa parola non si possono avere rapporti, bisogna anche poi andare nello specifico. Cioè che significa avere un rapporto? Significa che tu sei parte attiva e è importante subito stabilire se sei attivo o passivo, cioè hai chiamato tu o ti hanno telefonato. Poi l'hai fatto vedendoti più volte oppure è stata una cosa di una sola volta occasionale? Cioè i rapporti bisogna specificare cosa sono, perché intorno a questo gira, perché ricordiamo, mentre qui non ci sono, dico l'ultima cosa Vittorio perché è importante, non ci sono indagati, ma chi ne è adesso riceverà tutte Incartamenti. questi incartamenti dalla giustizia ordinaria. La giustizia sportiva è un altro mondo. Nella Lo giustizia sappiamo sportiva bene. in 60 giorni Conosciamo, sì. finirà Conosciamo. tutto e si capirà se tu puoi avere una multa oppure puoi avere niente, oppure puoi avere una squalifica, un'inibizione se si parla di Una dirigenti, proprio penalizzazione. perché pure se tu puoi non essere indagato, non aver fatto niente per la giustizia penale, per la giustizia sportiva puoi avere intessuto rapporti che No, non anche perché la dovevi. giustizia sportiva ha sempre detto quel signore, quella società non potevano non sapere, perché la Juventus è stata Per condannata questo in base ha a questo principi tipo di diversi, ha assioma. principi Perché la diversi. realtà Forse è anche manca questa. un po' di chiarezza, Francesco, cioè c'è tanto margine di interpretazione, in quanto ci stava anche spiegando illustrando No, Michele Borrelli. in realtà è una questione che con la giustizia sportiva non ha praticamente nulla a che fare, nel senso che abbiamo visto anche dall'articolo 25 del codice di giustizia sportiva, per le società parliamo di multe che possono arrivare fino a 50.000 euro. Quindi veramente stiamo parlando di, veramente Cifre di irrisorie no, per delle cifre società di irrisorie, ci mancherebbe. calcio. Quindi dal punto di vista sportivo non credo che ci saranno alcun tipo di conseguenza né per il Milan né per l'Inter, quindi non ho dubbi. La riflessione semmai va fatta sul perché si è arrivati a questo punto, cioè su che cosa c'è dietro. In realtà molti di noi che vivono il calcio da anni, che hanno frequentato lo stadio, che frequentano i tifosi,
Sanno che è stata un po' la scoperta dell'acqua calda questa, perché purtroppo, partendo dal fatto che lo stadio è sempre stato considerato come una zona franca, cioè un non stato dove tu puoi fare cose Tipo che lanciare i fuori motori dallo dalle curve. stadio non ti sogneresti mai di fare. Cioè, Certo. nessuno di noi si sognerebbe mai di insultare dei poliziotti se stai passeggiando per strada. Se sei in uno stadio e tu sei in 200 e ne hai davanti 15, lo fai perché c'è la famosa legge del branco che ti autorizzerebbe, non vedo per quale motivo, ma ti autorizzerebbe a poter avere quegli atteggiamenti che una persona civile normale non avrebbe mai. Questo per quanto riguarda una piccola parte. Qui parliamo di una cosa 100 volte più gigantesca, in cui parliamo di malavita, di Infiltrazioni clan, di infiltrazioni mafiose. mafiose. Perché questo? Perché credo che i clan mafiosi abbiano capito che quello era un terreno fertilissimo dove poter proliferare, dove poter fare affari, dove potersi accaparrare dei soldi facili, perché poi abbiamo visto le intercettazioni, cioè da 1500 biglietti per una finale viene moltiplicato 800 euro anziché cioè, hai 80. capito, per 10 volte, quindi se tu sei Certo. uno di quelli che comanda, e un biglietto che vale 80 euro lo vendi a 800, il resto te lo intaschi, moltiplica questa cosa per tutti i biglietti che hai a disposizione per tutte le partite nelle quali puoi fare questa cosa, Business vero e capisci proprio, che parliamo business di vero e proprio. milioni e Cioè. milioni di euro. Ecco Ecco. perché il problema Oltre non all'evasione riguarda la fiscale. giustizia sportiva, non riguarda il calcio, tant'è vero che c'è una procura antimafia che sta indagando Però, perché è un fatto Francesco, di permettimi, da criminalità un punto, vera. Era. allora, da questo punto di vista vedremo che cosa succederà e tutto. Però, a parere mio, lo dicevi tu, ma io questo lo sostengo da tempo, non è una scoperta d'acqua calda, è qualcosa di più. Perché tutte le istituzioni governative, statali e le istituzioni sportive sanno benissimo da almeno 50 anni, 50 anni, che cosa succede o può succedere nelle curve. E la cosa che dovrebbe stupire, ma non stupisce nemmeno più, è che mai nessuno ha fatto nulla. Niente. Io tempo fa parlavo con una persona che non cito, non importa, che insomma conosce molto bene quelli che sono i dialoghi, i rapporti tra i tifosi, le curve, e mi dava un quadro che era drammatico già una decina di anni fa. Quindi sono veramente decadi che alcuni club, se non Se ne tutti i club approfittano. professionistici, sono sotto scacco. Mai nessuno si è degnato di approfondire, di voler mettere le mani in una situazione Però, estremamente seria. perché il problema è che l'unica cosa che va contestata è la cosiddetta responsabilità oggettiva. Cioè, Sì. se tu club sei oggettivamente responsabile Ah, per il dal punto di comportamento vista dei tuoi legale, sì. tifosi, è ovvio che il coltello dalla parte del manico ce l'avranno sempre loro. Perché comunque, come dire, o mi dai quello che io ti chiedo o io ho 100.000 modi per farti prendere una multa, per farti Cioè, sospendere la partita. Cioè, crearti delle no. problematiche Quindi serie. lì devi avere veramente la forza che ebbe Andrea Agnelli con la Juventus, no? Certo. Di andare contro, e non è facile, No, no, perché vai tutt'altro, contro clan tutt'altro. malavitosi che, voglio dire, non è cosa di poco conto, no? No. Però è così che andrebbe fatto, no? Perché comunque in Assolutamente questo sì. momento c'è bisogno Oggi ce lo di dice una stretta sottoscorta. forte, no? Cioè, beh, ma Sì. certo, No, la Juventus di... è stata la prima che, se vogliamo, anche per ragioni forzate, Anche perché perché c'era un'inchiesta come quella di erano Alto venute fuori di Piemonte, quelle cose ha dell'Alto comunque Piemonte. cercato di Certo. scoperchiare il calderone, ma ci sono tutti gli altri club professionistici, di cui stiamo parlando. Francesco, Marianna, vi leggo la telefonata fra Marco Ferdico e Simone Inzaghi. Quindi stiamo parlando parte ultras e mister. Aspetta però, parte ultras, ricordiamo che la sorella lavora nell'Inter. Ecco. Questo è un dato Eh che va sì. ricordato Sì. perché è un dato che c'è su LinkedIn, non lo Sì. dico io, No, no. è stato tirato fuori settimana scorsa e la signora in questione, la ragazza in questione, si occupa proprio di questo aspetto, cioè dei biglietti extra. Io vi leggo quanto Già questo per si me è grave sono abbastanza. detti e poi ognuno di voi mi dirà le proprie conclusioni. Allora, appunto, questa telefonata. Ferdico dice: Te la faccio breve, mister, ci hanno dato 1.000 biglietti. Noi ci siamo fatti due conti, abbiamo bisogno di 200 ticket in più per essere tranquilli, ma non per fare bagarinaggio, mister. E anche qua uno dice: Exuga, sapete, no? Vabbè, comunque.
Arriviamo a 1200 biglietti? Questa è la mia richiesta. E Inzaghi risponde: parlo con Ferri, con Zanetti e con Marotta, poi ti faccio sapere qualcosa. Marco, io mi attivo e ti faccio sapere cosa mi dicono. Chiaramente l'ultima parola spetta al direttore Marotta. L'unica cosa che di tutta questa conversazione stride, forse in maniera e antipodica, personale, vi dico, che a me salta subito all'occhio, è il fatto che lui dica: mister, ma non è per fare bagarinaggio, cioè, e che cosa metta, servono, metta allora le mani avanti. Scusate, non petita. Esatto, è la cosa di paglia. No, la loro teoria dire era che serviva al fatto che tante persone che a sono loro sempre andate a tutti, cioè, a loro. Sì, non era così, poi beh, abbiamo visto. Però dico, la loro teoria, loro dice, allora a che cosa serviva? Sì. Loro come lo giustificavano? Col fatto che persone che sono sempre andate, arriva la finale e abbiamo, non meno, possiamo meno accontentare biglietti tutti. Del solito. Che, diciamo, in un mondo ideale, se tu non sapessi niente di come funziona, uno ci potrebbe pure credere, perché dici, in effetti, quello in gruppo vanno 7.500 persone, francescana, fuori casa vanno 3-4.000 persone, 5.000 persone, dici 1.000, 1.200, 200 in più ci possono essere molto utili. Invece poi viene fuori che sono rivenduti i biglietti, è tutto un altro pianeta, un altro mondo, fatturati di 200.000, 600.000 euro. Cioè, business, quando tu crei un business all'interno di un settore dello stadio, quel business nessuno vuole farselo sfilare da sotto gli occhi. Secondo me questa intercettazione, grave, non grave, non devo decidere io, ci sono dei PM. Però se tu, allenatore dell'Inter, intrattieni dei rapporti con un personaggio che in questo momento è in carcere, no? Con delle accuse molto chiare, secondo me è necessario, altro che se un supplemento di inchiesta, perché se questa è l'unica telefonata, ce ne sono delle altre, ma soprattutto se questo è il modus agendi sistematico per una finale, una semifinale, beh, allora qualcuno qualcosa dovrà incominciare a è fare. È la punta dell'iceberg, Marianna, per te questa conversazione? Ah, questa conversazione fa capire tante cose. La cosa secondo me più spregevole è il fatto che la modalità del rapporto che ci sia appunto tra questi soggetti e un allenatore di calcio. E oltre all'allenatore di calcio, come si parla liberamente del fatto devo chiedere a Marotta, ti faccio sapere tramite chiedendo a Marotta. Cioè, anche questa cosa di essere così spudorati, così secondo me questa cosa che Inzaghi dichiara che non ha ricevuto pressioni, minacce, eccetera, eccetera. Sì, sicuramente magari le minacce no, però comunque questa conversazione è lo stesso una pressione, cioè fa comunque vedere che c'è qualcosa, una tensione anche forse proprio da parte dell'allenatore che si trova in una situazione completamente scomoda. Francesco? Sono d'accordo e aggiungo una cosa che per me è molto grave, il fatto che lui dica che deve parlare prima con Ferri e con Marotta. E quindi evidentemente erano già a conoscenza di questa situazione, non è la prima volta, e quindi come nelle altre situazioni, prima tutto passa da Beppe, che è quello che decide sulla situazione. Io ricordo che il caos sulle curve a Torino, quando Agnelli denunciò, partì proprio perché ci furono delle segnalazioni anche lì in questo senso, che poi vennero appurate. C'era Marotta alla Juve quell'epoca, però quello che dice lei adesso sull'arroganza con cui si telefona, cioè, è molto semplice però da analizzarla dal di fuori. Io adesso non conosco bene le carte, ma ho letto il Corriere della Sera che ha riportato benissimo questo articolo su Ferdico e sua sorella dipendente dell'Inter, ripeto. Se tu hai una sorella dipendente all'interno della società a cui chiedi biglietti, per il quale tu fai il capo della curva, chiederlo in questo modo mi verrebbe normale, quando se so di avere confidenza. Però aspetta, quando l'Inter come si sta, diciamo, difendendo in questo momento? Ha parlato Marotta, no? L'Inter dice, no, noi tutti i 1.500 perché biglietti li abbiamo concordati con la Digos. Cioè, quando c'è l'aumento dei biglietti da dare, non è che noi lo facciamo in autonomia. Sì, c'è sempre la Digos. Viene controllato. Sì. Visto che mi interrompi, ti interrompo io a mia volta, andando un po' più diretto. Secondo te è normale che un indagato che adesso sta dentro ha la sorella che lavora dentro la tua società e che si occupa proprio di quella roba lì? No, non è normale. Però sto dicendo... Ma non c'è un però in questo caso, Michele. È un non caso, però, è un caso dialogando, molto peculiare. Non è che tu ti interrompi, però non c'è un però. Stiamo dialogando, stiamo parlando serenamente di una cosa. Noi dialoghiamo qua adesso, stiamo dialogando. Quando Agnelli fece la denuncia, i titoli che vedo oggi, soprattutto sulla Gazzetta, io lo racconto, li ricordiamo molto bene. Ma non sono indagati ad oggi? Sono informati sui fatti?
Per il fronte sportivo si deve ancora attendere. I tempi potrebbero non essere così brevi. Il livello di maggiore maturazione. Il rischio per dal momento era molto pesante. Dice che non è quella roba lì. Quella roba lì. Quella roba lì. Quella roba lì. All'epoca non fu raccontata in questo modo. Ci furono due racconti completamente differenti. Esattamente come sai quali racconti? Quello del fallimento del Milan e il fallimento dell'Inter. Uno era un disastro. L'altro addirittura era una cosa in meglio. Ma chi? Non la stampa, capito. Michele. La ma stampa, qua non è una questione. Ma questo non è una questione. Il paese mediatico non è una questione. Non è una questione di paglie. Ascoltami, intervennero Report, intervennero le Iene, interviene chiunque sul caso Agnelli. Infatti la Juve ha avuto 600.000 euro. E chiesero 30 mesi di allontanamento per il presidente e edizione per Marotta. Ma perché aveva parlato con un personaggio che faceva era vicino. Lui ha detto io non lo sapevo che era vicino. E questo con chi parla, scusami, Inzaghi? Con chi parla e di chi parla con lui? Sta parlando con uno che poi a sua volta lui aveva amicizie che erano... Che gli chiede 200 biglietti in più sì, e lui risponde, biglietti... ne parlerò non con allora qualcuno, ti dico quello che... ne parlerò con Ferri e con Marotta, sì, perché lui dico... che decide. Quindi sei in e confidenza. E poi concludo con Borrelli che aveva la pubblicità, ragazzi. Il punto è, come si fa a dire però... che non erano conoscenze del fatto? Ma ti dico che, per esempio, un avvocato che... Occhio perché stiamo parlando di due cose diverse. Cioè, esatto. No, facciamo il parallelismo. Adesso stiamo parlando però della situazione... curve eccetera. Poi Francesco la sta buttando sul tifo la Juventus, l'Inter. No, stai dicendo la Juve è stata trattata diversamente. Ma se fai vedere la gazzetta qua, te lo sottolineo ma sto dicendo, ma chi se ne importa in questo momento come è stata trattata? Ti sto raccontando come due cose simili, ma non uguali, perché lì fu Agnelli a denunciare, il contrario. No, Agnelli dopo che ormai avevano, come stava dicendo prima Franco, era venuta fuori tutta una ha dovuto parlare con Dominello, che era uno degli esponenti vicino alla famiglia Melloni. È normale che deve andare a no, dire però Michele, che solo una cosa. Vi dico solo un elemento importante velocissimo, quello che non dice Donofrio che è un esperto. Michele, il contatto deve essere non è attivo, non è buttato sul tifo, perdonami, perché no, questo è un concetto sbagliato, no, non è solo un concetto, no, di trattamento dici... diverso, perché io ricordo ma un di titolo di trattamento diverso, ma come di chi? Ma dove sei stato? Io ti posso parlare di un altro, ma perché non ci sono in questi giorni? Ma perché ragazzi ci fermiamo lì alla regia, stiamo facendo, siamo aggiornato dalla nostra regia. Napoli adesso ci crede, il calendario è dalla sua parte. Effettivamente noi abbiamo anche la grafica Gennaro, del calendario, quindi ripartiamo subito da questo, ragazzi. Il Napoli, a parte la prima partita di campionato, poi non ha veramente più sbagliato un colpo, come si suol dire. Effettivamente non ha le coppe e in questo momento, rispetto magari alle concorrenti, si ritrova ad affrontare l'Empoli e Lecce. Poi sì, hai il Milan, poi avrai l'Atalanta, poi avrai l'Inter. Però intanto hai Empoli e Lecce. L'Empoli di oggi, sai, Empoli, seconda difesa. Seconda difesa. Ha perso la prima ora. Ha perso la partita 2-1, però esatto. Comunque ha fatto una buona partita anche a Roma. Non è sarà una squadra, proprio semplice. Squadra tosta. Però l'Empoli, qui se togliamo il 24 novembre che dopo la sosta, la principale differenza è che hanno 5 partite, gli altri 7, certo, di cui 2 in Champions. La realtà è quella. Io vorrei pensarla come Michele in questo momento, ma purtroppo io continuo a pensare quello che continuo a dire ad agosto, che il Napoli abbia fatto quello che andava fatto, nel migliore dei modi rispetto alle altre. Se il Milan avesse preso Conte adesso non sarebbe in mano a queste situazioni. Ma io la penso come te. Su non ci sarebbe, sì, non ci sarebbe stato neanche il caso rigori, per esempio, a Firenze, con Conte non sarebbe esistito proprio. Poi ne parliamo. Per la Juve ho sempre detto come la penso. Thiago Motta è un grandissimo allenatore di prospettiva, ha fatto benissimo l'anno scorso a Bologna, è stato un grandissimo giocatore. Quest'anno si trova a giocare una squadra con due competizioni, per esempio, è già diverso. È già quello un punto. Conte è quello che negli ultimi 7 campionati ne ha 25. È quello che ha fatto ripartire squadre che erano praticamente morte, defunte da anni, che non riuscivano a trovare più identità vincente in nessun modo. Lui ha ripreso una squadra. Se noi calcoliamo come il Napoli di Conte è arrivato dopo il secondo tempo di Verona, cioè voi immaginate il Napoli dell'anno scorso che dopo lo scudetto arriva decimo, succede tutto quello che succede, parte la stagione, pareggio in casa in Coppa Italia, la sfanghi i rigori e lì partono i primi pugni. Perdi a Verona in quel modo chiunque altro sarebbe in alta. Lui invece di cosa fa? Inizia a far capire che serve finire il lavoro che lui ha chiesto, andare sul mercato a prendere quei giocatori che nessun altro McTominay. Ma perché non l'ha visto nessun altro in Europa? Cioè, quando lo United e Ten Hag dice lo mettiamo fuori rosa, non si parla di squadre, si parla solo di Napoli. Quello è un giocatore che lui vuole come tutti gli altri che si è preso nella sua storia. Lukaku, ancora una volta, con lui sta segnando meno, è ancora un attimo macchinoso, ma è sempre quel giocatore che dà fastidio a chiunque. Nettamente migliorato, cioè, da quello che abbiamo visto l'anno scorso. Quindi Conte in questo momento ha una certezza. Il Napoli, giustamente, secondo me con merito, anche perché a Torino, io ho detto del retropassaggio, ma Torino ha rischiato di più della Juventus di fare gol. Cioè alla fine
avuto più occasioni e ha anche una competizione sola. In questo momento questo lo aiuta parecchio. Ma ecco, poi dove va Antonio Conte non va mai per gareggiare, lui va per vincere. Lui è un allenatore che sa ricostruire veramente dalle macerie, costruisce una mentalità e quest'anno, sai, io sul fatto non hai le coppe, l'anno scorso no, sappiamo benissimo cosa si è detto di tutto e di più Conte, della Juventus, ma non c'era Conte, però Antonio Conte è uno di quegli allenatori che sa, non ha una formula alchemica o matematica, ma sa benissimo come costruire tu poi una squadra. Devi unire il calendario del Napoli, devi metterlo insieme alla classifica del Napoli e alle partite delle altre, certo. Perché il Napoli va a Empoli in una giornata in cui ci sono Juventus Lazio e Roma Inter. Esatto. Sì. Il Napoli affronta in casa il Lecce nella giornata in cui c'è Juventus Inter. Certo. Inter Juventus. Intanto le altre hanno giocato in coppa. Esatto. E hanno giocato. C'è le coppe in mezzo, quindi il Napoli potenzialmente, è vero che poi abbiamo visto dalla grafica, ha un mini ciclo di fuoco perché ovviamente poi le devi incontrare anche le altre, è però evidente. In questo momento incontrare il Milan magari lo fai non solo dal primo posto in classifica, ma se tu le vinci le prossime due vuol dire che tu hai fatto 22 punti su 27. Chiaramente. Quindi a parte i tre che hai lasciato con il Verona e il pareggio con la Juventus, le altre le hai vinte tutte. Quindi tu ti presenti agli scontri diretti con un bagaglio di punti importante, una convinzione nettissimamente in crescita rispetto agli altri, perché a quel punto ti senti, non dico invincibile, però dici oh, il capolista sono io, cioè è l'Inter che viene a giocare contro di me, non sono io che vado a giocare contro lui, lui ha questa mentalità. Quindi è proprio un discorso, noi lo avevamo visto, l'avevamo già notata nelle scorse settimane questa particolarità del calendario, che lui aveva Monza, Como, Empoli e Lecce. Noi già l'altra volta lo dicevamo, se lui in queste quattro partite fa 12 punti, cosa che tutto sommato non era difficile immaginare, come poi ha fatto con Empoli, con Monza e Como. E poi adesso se batte anche Empoli e Lecce, lui si presenta a San Siro con un divario, magari 7-8-9 punti di vantaggio, certo, sul Milan e dice adesso vienimi a battere, certo. Poi magari i punti li perde perché li perderà, però sta cosa di non avere le coppe secondo me è fondamentale, no, è fondamentale per Conte e per il Napoli, sì, di quest'anno, per Antonio eh? Conte sì. Michele, l'allungo come si suol dire, poi fa la differenza, ma l'ha ammesso Conte questa cosa, che perché lui sempre giustamente quando si sente in obbligo che gli dicono che vince solo lui, lì mette i puntini sulle i, sì, dice da dove veniamo, 40 punti dall'Inter, decimo posto, le macerie eccetera, però sul discorso delle coppe ha detto ammetto che per le squadre mie lavorare durante la settimana al primo anno in una nuova realtà è importante, perché lì crei il gruppo, crei lo spirito, crei l'anima di una squadra. Anche una cosa porta l'acqua al suo mulino, perché lì sottolinea che il suo lavoro incide, se mi fai lavorare io incido, che poi lo possiamo dire pure noi che non siamo Conte, ma lo vediamo dall'esterno ed è vero, perché tu dicevi la Juve l'anno scorso, anch'io mi aspettavo più punti per non, il fatto di non fare le coppe. Però Conte è proprio il curriculum fatto di corse a tappe. Antonio Conte in è cui questo. Con la Juve ha vinto lo scudetto, col Chelsea ha vinto il campionato, con l'Inter quando è uscito a dicembre dalle coppe ha fatto poi tutte vittorie. Alla Juventus riportò la juventinità che si era persa, la ma Juventus che io, arrivava settima. Ma infatti io, Franco, ha maggior ragione, ho detto, dicevo anche questo ieri, quando lui, secondo me, lui voleva andare alla Juventus, ha fatto capire che avrebbe accettato il Milan. A questo punto, quando ha accettato il Napoli, è andato ancora con una forza in più per dire se Rivalsi. Poi mi riesce quello che io sì. ho in mente. Tanto che quando lui dice la settimana scorsa non mi devono mettere pressioni, non mi devono dire dall'esterno qual è il mio obiettivo, lui perché questa è una cosa sul, che Giuntoli l'ha presidente. Fatto anche l'anno scorso con l'Inter, quando disse l'Inter sì, ha vinto il campionato, ha meritato, ma erano due anni che non raggiungeva l'obiettivo, cioè tu sei un dirigente di un'altra società, vai a dire gli obiettivi degli altri. Adesso l'ha rifatto, perché ha detto no, l'Inter e il Napoli sono costruite per vincere, devono vincere, l'Inter perché è campione, il Napoli perché ha fatto una squadra matura, mentre noi abbiamo un progetto a medio e lungo termine. A lì Conte non ci ha visto più, perché non è Inzaghi, e quando tu lo provochi, certo, lui ti va a rispondere a muso duro, ha detto canisci un effesso, e in più ci sono dei furbetti. Hai voluto la bicicletta, adesso pedali, nel senso, la bicicletta io la intendo, è la Juventus. Cioè la Juventus è una società, senza Conte, è la società dove devi vincere. Faccio un passo indietro. Sai a chi, scusami, cosa è importante, sai a chi lo dice, secondo me, perché lo dice? Lo dice a Giuntoli, perché Giuntoli non ha detto che è la bicicletta? È la Juventus. No. Cioè no, quando tu vai alla Juventus devi vincere. Hai voluto Thiago Motta e non Conte, quindi adesso Thiago Motta ti deve portare avanti. Hai voluto Thiago Motta, adesso pedali, devi pedalare forte. Sì, è proprio quello. Hai voluto Thiago Motta, però anche hai voluto
la Juventus con Thiago Motta e non certo, con me. Sì, sì, certo. Perché certo. Cosa ha detto anche Giuntoli in quelle famose dichiarazioni al Corriere della Sera, oltre a questa cosa in che il Napoli partiva... No, anche ha cambiato la storia della Juve, il motto. Ha detto sì, che certo. Vincere è importante, ma non è la sola cosa, no. E conta il come, conta... Cioè, sì, alla vabbè, Juventus... ma questo è relativo. No, capito, ma tu stai toccando quello... uno slogan storico della allora, Juventus. Che Antonio... Conte invece rimette i puntini sulle i. Dice tu, è inutile che ti vuoi togliere le pressioni. Alla sai, Juventus sai devi problema, vincere. Sai qual è il problema, allora, vero? È quello che a Napoli si dimostra più juventino di uno che lì a Torino a lavorare. Allora... Ma che sia juventino lo sappiamo. Poi no, è il tifoso delle squadre però dove io ho allena. Paura di questa cosa perché tu, in questa Juve, per farla vincere ci devi rimettere quel DNA lì. E in questo modo qua non lo stai mettendo. L'unico mio timore è quello. La realtà la sappiamo, Francesco. Però dice però allora, togliersi pressioni. No, ma ascolta, cosa succede quest'estate? Giuntoli sceglie Thiago Motta, sì. Antonio Conte fa un paio di colloqui con alcuni membri della società, Antonio Conte aspetta fino all'ultimo la Juve, poi succede quello che succede, ma quando Conte accetta il Napoli, lui pone dei paletti e dei diktat e dice al suo presidente, no, allora Kvaratskhelia non se si ne muove. Va, Di Lorenzo neanche? Di Lorenzo, che lo davano già in giro, non si muove e voglio questo, questo e quel giocatore. Allora, Giuntoli, Giuntoli Thiago Motta l'ha scelto a gennaio, eh? Sì, ma quindi, visto Conte che ci sono... No, ci sperava, prima, ma... Fino a Natale. Ma ha fatto comunque un paio di colloqui sì, con alcuni che la strada della Juventus era importanti. Sbarrata per lui. Quando molto poi difficile. Arriva la notizia, non dico dell'ufficialità, ma della pseudo-ufficialità... No, perché il Napoli inizia marzo cosa... a tampinare Conte, quindi... Sì, lui aspetta, però posso dirti una cosa, Francesco, prima. Da quello che so io. No, una da, volta... Dall'esonero di Garcia. Sì, ma una volta lui, parliamo di Antonio Conte, dice no al Napoli, poi ricomincia a riconsiderare. Però lì dice di no al Napoli probabilmente perché si rende conto della situazione tragica in cui perché ha chiesto carta bianca. Non dimentichiamo entrare in corsa lui non vuole non no, in corsa no, ma non dimentichiamo la conferenza stampa di presentazione dove De Laurenti si defila e lascia la scena Antonio sì, Conte sì. Conte ha chiesto al suo presidente. Ma era la condizione sine qua non. Fondamentale. Faccio io, altrimenti non avrebbe. C'era anche il Milan. Ecco, esatto. Però, allora, Marianne, effettivamente testa. Abbiamo visto per la prima volta dopo non ho memoria di quanti anni il presidente ADL fare tra virgolette un passo indietro. Tant'è che anche ultimamente è molto silente, tranne molto silenzioso. Ma anche su Twitter, insomma. Quando ha twittato, no, ma io sto silenzio. In silenzio, per scaramanzia, conta non conta, nel dubbio sto in silenzio. Allora fallo, sta in silenzio. Solo Conte poteva riuscire. Sì, no, ma è chiaro. Sì, no, allora è chiaro che comunque Conte ha un carattere veramente molto forte e De Laurentiis sappiamo benissimo come... scontro tanti hanno comunque dichiarato platealmente che magari non si arrivava davvero a Natale, no? Per un discorso appunto caratteriale tra i due. Però facendo così comunque è l'arma vincente, perché tu comunque da una parte hai la solidità dal punto di vista economico, perché l'abbiamo visto, comunque Conte è stato accontentato per quel che riguarda il mercato in gran parte, dall'altra comunque tutto. Hai una forza tutto. Caratteriale che poi viene messa nel gioco e nella squadra, che è quella appunto dell'allenatore. Ma vi posso anche raccontare questo piccolo aneddoto per dire, Conte era in vacanza, visto che in vacanza dove, nello stesso posto dove vado io, e lui nello stesso momento in cui era lì sul lettino in spiaggia parlava con Luca col telefono chiedendogli ma Romelu come stai, tutto bene? Cioè nel senso c'era anche questo interessamento da parte dell'allenatore verso il proprio giocatore o i propri giocatori, adesso mi ricordo quella di Lukaku perché ero lì, che però ti fa capire come veramente lavora. È cresciuto con Agnelli l'avvocato, poi, normale. L'avvocato ti chiamava a casa alle 5 di mattina. Che Francesco dice che Conte è cresciuto con Agnelli che ti chiamava alle 5 del mattino. L'avvocato, no? L'avvocato. Ah, sì, sì. Fa no, bene, e poi fa comunque bene. C'è anche da analizzare il fatto che, come diceva anche prima Francesco, sul fatto per dire di giocatori, ecco, che dove erano gli altri quando era il momento di comprarli, insomma, quindi c'è stata questa visione, in effetti anche per dire su Neres, no, di andare a prendere, che ti hanno portato a far sì che la squadra sia vincente. Sia vincente anche dal punto di vista, comunque, nonostante il Napoli non abbia una seconda squadra fondata come quella dell'Inter, quindi non abbia una panchina estremamente però... lunga e consolidata, no? Già provata come quella serve. Dell'Inter, siamo lì lì, sono certo, però nel senso abbiamo visto sì. fare
Abbiamo visto fare soltanto due volte un cambio drastico, per dire, in zona offensiva del Napoli di Conte, una volta contro la Juventus e l'altra in un'altra occasione dove invece aveva portato alla vittoria della Hai squadra del detto una Napoli. cosa molto Ma la cosa bella è che importante. comunque ci sono 9 o 10 marcatori diversi, di reparti diversi per quel che riguarda il Napoli, cosa che in realtà adesso anche la Juventus si sta avvicinando. Però comunque questo fa sì che la squadra è con l'allenatore e che il progetto è veramente consolidato tra Compatto, tutti. ha detto una cosa molto importante. I giocatori, lui li cerca personalmente, spesso e volentieri, li porta lui anche al di là delle conoscenze dei suoi dirigenti. Cioè, io ricordo, continuo a raccontare questa storia perché è quello che secondo me ha cambiato il ciclo di quella Juventus con quel cambio. Lichtsteiner e Vidal, inseriti in quella squadra, sono stati voluti da lui, chiamati da lui e portati da E lui. se non sblocca la situazione Lichtsteiner a Roma, Con non Marotta che arriva, eh. stava andando su due altri prototipi, uno di quelli era Hinler, che per lui era considerato un Sì. doppione di Pirlo, e con quei due acquisti lui riesce a creare qualcosa di prolungato nel tempo, perché poi quelli rimangono assieme per 4-5 anni. Quando li vendi prendi un sacco di soldi, poi dopo. Cioè, il Conte, quando lo prendi, non prendi solo l'allenatore o quello che ti ricostruisce la fase mentale della squadra, compri anche quello che ti sa fare mercato. Anche se i turbe, Sì, poi a volte si sbaglia Francesco, pure lui. Per Cioè, carità, no, beh, ma in succede, conclusione, succede. Ma io ti dico certo. anche Tutti Ogbonna, con tutto il sbagliano. Ma rispetto poi, per guarda, Angelo ti dico la verità, Ogbonna, io in Ogbonna non conclusione, succede. Michele, visto che Marianna citava C'era di peggio? Neres, Sì, anche di effettivamente, meglio. e visto che citavamo anche Impianto Rosa, no? Che sì, magari rispetto a Inter Milan è leggermente sotto, ma di poco, e non gli Ma serve neanche poi chi, così Napoli? Per tanto. Sì. me no. Neres e Gilmour non hanno ancora mai iniziato una partita da titolare, quindi comunque Antonio Conte ha ancora delle cartucce da Sì. No, sparare. ma infatti. In un periodo in cui magari, oltre alle due che vedevamo essere un po' più abbordabili sulla carta, poi ti devi interfacciare con il Milan, con l'Inter, eccetera, e puoi ancora mettere risorse che hanno Sì, a energia sulle Torino, gambe. Juventus-Napoli, a un certo punto l'attacco alla squadra era un po', diciamo, baricentro basso, provava a giocare in ripartenza. Gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro. A un certo punto toglie il tridente e ne mette un altro. Cioè, voglio dire, il Sì, Napoli in no, tra l'altro esatto. stavo guardando questi dati di Calcio e Finanza, 150 miliardi, 150 milioni di euro, Milioni di eh? euro. Cioè, Calcio e Finanza, 149 milioni di È la euro. squadra che ha speso di più tra entrate e Tra uscite. acquisti e No, no, non cessioni. è che. No, No, solo dici, solo di acquisti. Sì, Sì, ma però c'è fuori a cessioni sono parte. 11 Cessioni milioni. sono 11 milioni, Sì, sono appunto. È praticamente quella che ha speso di irrisori più. rispetto, no? Proprio come Monte Ingaggi è il quinto, quindi No, dobbiamo ho dire che capito, però comunque dico, ha. non è che l'hanno La fatto con Juve la Vlahovic gli Napoli rovina soltanto tutto. con No, no, ma chiaro. Bruscolini, cioè, Cioè, gli non è hanno che si preso sono giocatori veri, inventati cioè, veri, fatti finiti, scusate. la cosa delle Fatti finiti. svendite. No, Ma hanno tra l'altro, speso, ma McTominay. era, lo ripeto, la condizione sine qua non per cui Conte No, ma poi vi andasse ricordate con quando le si toglie diceva concludo con te, la Michele? fissazione della difesa a 3? Ha visto che McTominay era più forte, non si offenderà, Mazzocchi? Sono ruoli completamente diversi? Ha cambiato modulo. Ma E certo, quindi gioca quasi ma lo fece con lo la fece con Juve, Vidal, ti ricordi? sì, 4-2-4 iniziale, che poi dopo cambiò perché vide Vidal entrare difesa a col 3, Parma Pirlo, subito. e E questo si dico, trovò Conte ha Pirlo a fatto, Torino che sì, lui non voleva. ma Poi questo lo dico, vide lui ha giocare e fatto, disse: no, questo attenzione, dico, lui ha cambiamo fatto il modulo. 4-2-4 prima di arrivare alla Juve, ha Sì, fatto il 3-5-2 alla Juve, certo. sta facendo il 4-3-3 adesso. Non è una questione di essere lui, in base alla rosa che ha, non è quello. Se poi, siccome abbiamo parlato solo bene di Conte, vogliamo vedere anche delle cose negative, la cosa negativa è che ti consuma. Cioè, in Questo 2 anni di solito la Juve è certo. durato 3, è stato proprio oltre Sì, il limite delle aveva anche i fatto 2. giocatori poi dice ne risentono in un E in qualche Europa, modo. perché abbiamo detto, è specialista delle corse a tappe, ha vinto tutti i campionati, quasi sempre, se no si arriva secondo. In Europa invece no. Quindi quest'anno il Napoli è tutto costruito per poter andare a essere competitivo sul campionato. Poi l'anno prossimo, quando tornerà in Champions, perché ci tornerà, là parliamo di un'altra Ah, però stagione, è di altri un'altra obiettivi, avventura. Ci un'altra proviamo, storia. un'altra Occhio avventura. che c'era qualcuno che diceva che si era perso un po' nel vecchio calcio, che il calcio si era evoluto in modo diverso, che era Mario, diverso io tutto, queste cose qui non. dando risposta Che qualche, differente. lui, già che si è presentato con un modo differente e che ha ammesso quest'anno che le coppe è meglio non averle, cosa che prima non avrei mai fatto, già ti fa capire che lui si è comunque evoluto Si mentalmente. parla di Inter anche per la gioia del nostro Michele Borrelli. Allora, Michele, io riparto da te perché non vorrei che chi ci stia seguendo da casa si allarmasse leggendo il nostro titolo. L'Inter sì,
si gode Turam, aspetta Lautaro, ma la difesa preoccupa. La difesa sì. Quale? In tribunale o quella in campo? Dai, accantoniamo per un secondo la questione curva. Ma ci sono le 11:13. Ma ci sta tutto. Battuta regolare, su. 22:47 sul nostro cronometro, tutto a posto. Sì. No, allora, cosa succede in difesa? Prima della difesa vorrei dire due aggiornamenti sull'attacco, perché Lautaro e Thuram non dovrebbero essere domani né nell'Algeria né nella Francia titolari. Questa è per me una buona notizia. Allora, Thuram, perché oggi già Deschamps aveva dei dubbi, si è allenato a parte, ha questo problemino alla caviglia. Ma cosa l'hai convocato a fare, dico io a Deschamps? Farlo riprendere con calma, non è che si gioca la finale di Coppa del Mondo la Francia. E mentre per quanto riguarda Lautaro è tornato Messi e quindi è tornato il famoso ballottaggio Alvarez-Lautaro, domani dovrebbe essere risolto, dicono i colleghi argentini, a favore di Alvarez, e quindi questa è una cosa positiva, perché intanto se hai una squadra come l'Inter che oggi è il primo attacco ti puoi permettere, così arrivo al discorso della difesa, qualche gol subito in più, se vinci 3-2 sono 3 punti, però per vincere il campionato è difficile vincere sempre 4-3, 3-2, quindi bisogna mettere a posto. Se andiamo a vedere anche però i primi 3 anni di Inzaghi, l'Inter solo l'anno scorso aveva preso 3 gol nelle prime 7 partite, gli altri anni ne aveva presi, quest'anno abbiamo detto 9, un anno 8, un anno 11, poi ha chiuso l'anno per esempio degli 8 gol subiti, simile a quest'anno, a 32. Mm-hmm. L'anno scorso ne ha presi solo 22, ma sì. 32 è un percorso scudetto, cioè se tu prendi dei 30 e 35 gol sei in linea. Adesso sono un po' di più, è vero, sono un po' di più. Un triplo. No, sto parlando un po' di più di una proiezione scudetto, di una prendere media 9 gol. Scudetto, allora, mettiamo oggi, Michele. Oggi ne subisci più di 38, la Juve di Sarri lo vinse pure a 43 gol subiti, però fa sì, più eccezione. Ma aveva Cristiano Ronaldo che qualche golletto lo faceva. Diciamo, ecco. L'Inter ha questa capacità di produrre occasioni che ti lascia da un certo punto di vista tranquillo. Per me il problema non è la difesa in sé, è il calo dell'attenzione che ti fa andare in alcune fasi della partita a concedere, perché si allungano i reparti, uno perde di concentrazione, il meno singolo, è successo a Bisse, che è successo a Pavare, è successo al centrocampo che non ha coperto, cioè sono errori collettivi in fasi di partita dove sembra che l'hai vinta, oppure pensi di essere superiore all'avversario, vedi Monza dove inizi dopo un buon approccio a rallentare i ritmi e ti accontenti del possesso palla. Questo è pericoloso, cioè se tu pensi che le partite si vincono, ecco Conte una volta quando c'era Conte all'Inter disse se voi pensate, noi pensiamo di vincere le partite a velocità di crociera, abbiamo sbagliato, cioè tu devi essere sempre al massimo determinato, la ferocia è importante. L'Inter l'anno scorso questo ce l'aveva, aveva questa grande meta. Ma infatti, di vincere il campionato. È lì il punto. È lì adesso il bisogna punto. Vedere se questi schiaffi che ha preso, allora, per esempio soprattutto il derby, ti fanno capire che lo scudetto, anche se ti danno favorito tutti non i bookmakers, non è scontato. Ma anche Inter Torino. A maggior ragione se c'è un Napoli partita, con Conte che ti inizia a far vedere con che può anche numerico allungare davanti. Cioè. Quindi secondo me questo può essere, seppure di fronte a un Napoli che ti è davanti, a un calendario difficilissimo, tu inizi a avere ancora questi alti e bassi, lo scudetto non lo vinci. Però l'Inter ha tutto per poter mettere a posto questo calo di tensione. Secondo me l'anomalia è l'anno scorso. No. Esattamente come l'anomalia fu il campionato del Napoli dell'anno prima. Cioè, mi spiego, l'Inter di Inzaghi, quella di Inzaghi, non quella di Conte, quella di Inzaghi ha avuto una serie di annate particolari. Rendimenti a tratti addirittura esaltanti. Ricordiamo la prima versione di Inzaghi, fino a Natale si parlava addirittura di una squadra migliore di quella di Conte. Che giocava più libero di testa. Così. Si è andato un po' sulla falsa riga del pensiero di quello che poi era diventata un po' la Juventus di Allegri dopo il secondo anno, quando iniziò a mettere insieme le carte, a spostare i giocatori, eccetera, eccetera, ma lì c'era una qualità diversa, secondo me. Poi arriva l'anno dello scudetto, dove l'intento del gruppo è unito, unico, compatto, forte, esattamente come quello del Napoli. Cioè, nelle due stagioni c'è una cosa che accomuna Napoli e Inter, secondo me, che tutte e due partono con l'idea di portare a casa quello scudetto, lo fanno e non vengono fermate mai. Era difficile tirarlo in porta, era difficile superarla a metà campo, e se succedeva qualcosa succedeva per caso, in fase negativa, intendo, in fase difensiva. Quest'anno si è tornato un po' su quello che si è già visto dell'Inter precedente, cioè lo scudetto perso col Milan, lo scudetto perso con il Napoli perché va più forte,
È difficile tenere l'attenzione così Ma alta quando in una vinci, stagione ha detto intera. Bonucci Però 2 o 3 giorni fa, che l'ha sì. detto quando fai, lui aveva fatto il paragone con se stesso, che aveva fatto una finale di Champions, lo scudetto vinto, ha detto all'inizio quando Però era il sesto riparti, scudetto di fila lì. Non ma anche era quando il primo. vinci un anno, per esempio quando la No, non Juve di è Allegri è uguale. No, non è partita, uguale, che era Michele. alla 10ª giornata Sì, dietro. certo. Però il punto è proprio lì. Non è normale paragonare. Tu stai paragonando una roba che non è No, paragonabile. ma io ti parlo del Milan del Napoli, negli Io, ultimi anni no, hanno vinto lo scudetto, l'anno dopo non hanno proprio io ti continuo lottato. solo a dire che secondo me questa squadra paradossalmente può fare addirittura meglio in Europa che in Italia, perché non ha il peso di dover riuscire. Ed è il motivo per il quale Marotta, continuo a insistere su questa roba io, perché conoscendo un po' come opera Marotta, questa è una roba che mi è stata chiara fin da subito, Marotta 2 anni fa aveva messo la porta all'Inzaghi. Il proseguo del cammino in Champions fino alla finale, la vittoria della Supercoppa italiana, la Coppa Italia, da aprile in poi, L'ha l'ha salvato. dato ossigeno L'ha ma fu lui a salvato. mettere la porta per Però primo, non è Francesco inutile che non l'aveva messo usiamo. la porta, l'aveva messo in Però, discussione no, perché la non stava domanda è. arrivando nelle prime quattro. No, lo mise alla porta. Però Era ancora oggi, là. siccome questa roba l'ha fatta proprio per cercare di tirare la corda su un gruppo che sa che è difficile Sì. tenere in mano per un altro scudetto consecutivo, perché la domanda mia è una: oggi ha poche speranze. Ma se il Milan fosse stato quello di Conte, non di Fonseca, e quest'anno il Milan si fosse giocato la seconda stella, dopo la seconda stella dell'Inter, tanto celebrata. Francesco, per te l'anno Capisci? scorso è stata un'eccezione, quindi come è stato magari il Napoli di Spalletti, no? Che ha avuto questo grande esploit, questa grande forza di coesione di gruppo, o è stato magari il frutto di un percorso di Inzaghi che l'anno scorso ha raggiunto il proprio apice e poi adesso è leggermente calato perché l'apice è stato raggiunto? Allora, l'anno scorso non è stato un caso, nel senso che l'Inter aveva la squadra nettissimamente più forte, ma come l'aveva negli ultimi 3 anni, secondo me, la squadra più forte è l'Inter. Cioè l'Inter ha perso 2 scudetti, quello con il Milan e quello con il Napoli, e ha fatto quello che ci si aspettava da 3 anni a questa parte, cioè vincere lo scudetto l'anno scorso, forse magari non in maniera così netta, gli ultimi 2 campionati sono stati abbastanza strani. Non c'era mai stato un dominio così per cui a febbraio-marzo i campionati erano finiti né con Finiti. Napoli né con l'Inter. L'Inter, io sono convinto che abbia ancora oggi la rosa più forte del campionato. I segnali che sono arrivati in questa prima parte di stagione sono però segnali che un minimo di allarme lo devono dare, secondo me, perché è un Inter che è distratta, è un Inter che è meno famelica, è un Inter meno cattiva, cioè un Inter che. A cui il Toro fa un regalo come quello che gli ha fatto sabato, che dopo 20 minuti resta in 10. E nonostante questo prende Cioè, due gol. l'Inter, quella partita lì la impacchetta in 10 Sì. minuti E e il Toro non gioca neanche il secondo finiva tempo, 5-1 capito? l'anno Invece scorso, resti se lì, andava bene. prendi il 5-0. 2-1 in 10, vai avanti 3-1, ma prendi il 3-2, vai in sofferenza, cioè con l'Udinese, In col 3-2 c'è Torino, no? un'azione strana del Toro, tra l'altro. Sì, tra Sì, l'altro non alla ci fine è arrivano. rischiato Non ci Marinaro in arrivano. rigore. Voglio Non ci dire, è un arrivano. Inter meno forte caratterialmente, secondo me, rispetto agli anni passati, ed è questo, secondo me, quello su cui deve lavorare molto Inzaghi, oltre al fatto che poi in prospettiva futura, secondo me, ma questo sarà materia di analisi non di adesso, ma tra un po' di tempo, l'Inter sta cambiando la filosofia societaria, perché è arrivato a una proprietà per cui i parametri 0-29 anni non te li fa più prendere a quelle cifre. Ma ti fa Giustamente. prendere i giovani di prospettiva, guarda Giustamente. caso la stessa filosofia, perché la proprietà arriva dallo Del stesso Milan. posto, del Milan, per cui il colpo di mercato folle non ti viene più permesso, il parametro zero da coprire di soldi non ti viene più Beh, colpo folle permesso. non l'hanno mai fatto negli ultimi anni, erano No, sotto però, Sertl. però Però per sono dirti, arrivati giocatori secondo me importanti, Taremi e eh. Zielinski con questa proprietà non arrivano. Però non sono No, folli, dico. no, però li hai Però ti pagati, fa la gli dai differenza comunque degli comunque. ingaggi, Ah, il Dybala e Bremer non l'hanno importanti, pagati Taremi e no? basta. Quello. Dybala e Bremer erano colpi folli. Non l'hanno preso. Appunto. Meno male per gli Così altri, parla, dico. così Mancava parla. solo No, uno o due così per quella restando squadra sul lì, quello che campionato, dico. cioè Sì, ci sono dei meno male. numeri per cui 9 gol subiti in 7 partite sono tanti. Sono tanti, Marianna, ma allora la domanda è: effettivamente questa Inter sta un po' sottovalutando il campionato o comunque non prepara più le partite come lo faceva prima? E vedi anche il differente rendimento e approccio tra Champions e Serie A? Chiuso l'audio. Abbiamo l'audio staccato. Controlliamo l'audio, guarda un po' se ti sei. Ok, ci sono. Ok, Se mi super. sentite. Super, super, ti sentiamo. Ok. No, dicevo, allora, questo squilibrio tra campionato e Champions secondo me l'ha sempre avuto. Lo ricordava bene prima Francesco, il primo Inzaghi. Il primo Inzaghi era quasi la panchina a non voler
Inzaghi, cioè al di là della società, ma c'era quasi uno squilibrio all'interno proprio tra la panchina e l'allenatore, tant'è che in campionato la resa era veramente brutta, c'era cioè un Inter brutta da vedere, in Champions invece faceva veramente bene, sembrava tutt'altra squadra, sembrava che la squadra giocasse da sola, perché era questo, l'abbiamo analizzato veramente in tanti contesti, in tante partite. L'anno dello scudetto, o comunque l'anno scorso, insomma, secondo me invece è stata un'Inter veramente ben calibrata, ma per il semplice fatto che l'abbiamo detto più volte, comunque al di là della bravura o non bravura del tecnico, però è chiaro che l'allenatore la sua mano ce la mette, gli acquisti fatti anche all'interno della società e la gestione, al di là delle vicende poi extra campo, quindi Zhang e compagni, alla fine hanno fatto sì che l'Inter avesse veramente due squadre intercambiabili dove chi subentrava dalla panchina era quasi più bravo del titolare, cioè nel senso questa cosa qui comunque ha fatto sì che veramente l'Inter arrivasse a vincere lo scudetto meritatamente a mio avviso. Adesso quello che manca, come diceva giustamente Michele, l'abbiamo analizzato nella partita con il Toro, l'abbiamo visto quella precedente con l'Udinese, l'abbiamo vista in quella ancora prima, il fatto che comunque c'è. A mio avviso, a me quello che piaceva tanto di vedere nell'Inter era la velocità degli scambi, le triangolazioni varie che c'erano. Questo secondo me sta mancando tanto, perché l'Inter, la squadra sta andando veramente a fasi alterne. Nel momento in cui si concentra, si attacca, fa bene, ma sono più i momenti invece dove si perde a questo sì, questo possesso palla, dove però alla fine non è nulla di così produttivo. Scusate, Aggiungo no, una una cosa su, cosa. però per noi qua, allora l'Inter è una squadra forte, qua lo diciamo da anni ormai, è la più forte in Italia e su questo siamo d'accordo. Però noi quando diciamo che è una squadra forte, uno può pensare che dice perché hanno preso i giocatori più forti e Inzaghi sembra sempre quello che invece ha perso gli scudetti. No, Inzaghi è quello che ha No, però trasformato. aspetta, No, ma non lo dico Michele, a te, lo dico a basta che quello che è la analizziamo un percezione esempio. Qui, Analizziamo però adesso l'avversario. È farei forte, ma non rifuso, segna. Michele. No, aspetta, il Quindi non è Manchester. solo un discorso di avere No, ma io non lo giocatori dico a te, forti, perché il Mariana, lo giocatore dico, forte infatti adesso non segna. Sì, lo io lo diceva super dico partes, Michele. mediaticamente a quello che in Italia passa. Se tu vai all'estero, sia in Inghilterra, in Spagna, quando si parla oggi dell'Inter, e questo con Conte e Spalletti, ma nemmeno nei 2 anni di Conte, che esce al primo turno in Champions, l'Inter era una squadra che stava crescendo in ambito nazionale. Con Inzaghi, e per il gioco di Inzaghi, e per la trasformazione che ha fatto Inzaghi del centrocampo, perché Conte giocava con un muscolare, a volte due muscolari in più. Lui ha messo tre numeri 10, ha trasformato uno in Mkhitaryan, regista, ha Calhanoglu. cambiato il modo di giocare, i triangoli che diceva adesso Mariano, oppure la catena di sinistra che va a memoria a bastoni di Marco. Di Marco per Conte era uno che sì, tecnicamente è bravo, ma Però non fisicamente lo non è vedeva. strutturato. Qua diventa titolare inamovibile. Lautaro, che faceva 15 gol anche con Conte, con Spalletti non giocava proprio, con Inzaghi si è consacrato a livello internazionale. Altri Tu giocatori però sono vai sugli diventati. aspetti positivi. No, io Qui ti parlo stiamo di un allenatore. No, cercando. però Franco, ti parlo di un Stiamo allenatore che in cercando di queste ore sondare in le cose che non Inghilterra, sai vanno perché si parla di bene. Inzaghi? Perché il Manchester United sono mesi che prova a dire a Inzaghi quanti soldi vuoi, per noi non è un problema, vieni qua. Beh, vista la conduzione tecnica degli E ultimi perché non anni, accetta? Perché non insomma, prende in imbarazzante. considerazione? Non accetta perché sta benissimo dove sta, ha una Tenaglia. società che lavora di comune accordo con lui, ha dei giocatori che ha plasmato una creatura che ormai sente sua, adesso non c'è più nemmeno quella necessità di vendere il big come è stato 2 o 3 anni fa, perché il primo anno di Inzaghi parte con Lukaku via, Hakimi via, Eriksen non c'è più, vediamo se arriviamo nelle prime quattro è buono. Il gioco che lui immette fa sì che a dicembre, prima lo ricordava Francesco, era la strafavorita. Ma perché aveva fatto bene, non Certo. perché era per grazia ricevuta, aveva comprato 5 Sai top cosa player. vedo in meno rispetto all'anno Ha preso scorso? Dzeko, l'ha Perché preso. Fermiamo con Franco Ranetti. velocissimo, avete detto tutto. Io sabato ero qui, no? Con voi, abbiamo commentato Inter Torino. Io vedo un Inter molto meno aggressiva, molto meno feroce, Sì, che è non vero. riesce ad azzannare non l'intera partita, ma le fasi della È partita. vero. La cura dei Però l'hai vista a dettagli. E Manchester? questo, secondo Continuativa nel me, risultato? può essere un grosso Però l'hai problema vista a quest'anno. Manchester, Franco? Una partita che una squadra italiana Assolutamente, ma fa sono così. due competizioni diverse. No, t'ho capito, però dico Quello che ti ho detto spesso prima, le big d'Europa. non sentendo la pressione di dover far bene. Sì, no, ma ho capito, no, Ma la ma pressione ce l'hanno questo perché sai, lo ci può scudetto stare, però sul dico le big petto. d'Europa. Oggi l'Inter è diventata una squadra più europea. Le big d'Europa vincono anche Ma 5-2 scusa, nei loro sì, ma non campionati. puoi arrivare Ti quinto posso fare poi una domanda a quest'anno, loro? E ci fermiamo però, Non puoi ragazzi, arrivare abbiamo una conversazione.││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 
può far niente ancora? No. Allora la domanda rimarrà nell'etere e Michele Borrelli. Secondo me è stato un bene che tutti i giocatori quest'estate volessero rimanere così, tutti quanti, tutti in sintonia, tutti in amore. E tutti fossero stati confermati. Che il gruppo sia compatto è un però questo ti fa mancare un po' di stimoli magari al giocatore, gli fa mancare un po' di stimoli. Perché se nessuno sente discussione vuol dire che è tutto ok. Io parto dal presupposto che quando tu vinci, vedi almeno tutti i campioni, quelli che vincono, mi hanno sempre detto che quando tu vinci assapori il gusto e vuoi continuare a vincere. Come ha fatto la Juve per 9 anni consecutivi. Se invece fai come hanno fatto il Napoli e il Milan l'anno scorso e 2 anni fa, cioè dopo lo scudetto, ma anche l'Inter se la seconda stella vuol dire che stai parlando. Adesso non ce l'hai come prima. Sì, ho capito, ma seconda stella era, se tu vedi che lo scudetto lo puoi vincere, perché dovresti tirarti indietro alla competizione? Ma ci mancherebbe altro.